la nostra grilletta, versione 5 kg con inverter a 10 velocità, provando a fare solo 200 g di farina. Andiamo qui la nostra farina che usiamo in pizzeria. Come detto, da zero mettiamo 200 g di farina. Andiamo a mettere a pesare la nostra acqua. Abbiamo 120 grammi di acqua. Apriamo qui, andiamo a prendere il nostro lievito. Fare un impasto lievito, lo sto mettendo a occhio, sono un impasto di prova. Facciamo miscelare la farina con il lievito. Poi potete notare quando passa la vasca sotto è totalmente lucida. Mettiamo leggermente la velocità a 3. Guardate come lascia la vasca completamente pulita con solo 200 g di farina. La mettiamo a 6. Guardate che sto impastando come impasterebbe una classica casalinga, quindi non da pizzaiolo, neanche nell'emissione dell'acqua della farina. Volendo potremmo regolare la macchina per accelerare completamente l'impasto, quindi essere pronto prima, basterebbe regolare l'utensile, ma poi andremo a come ad avere un impasto troppo importante. Difficilmente a casa accenderemo una macchina del genere per 200 grammi di farina. Sicuramente a casa utilizzare una macchina del genere, sia in pizzeria,
credo che basterebbe almeno 500 grammi di farina. Questo è solo per dimostrare che anche con 200 grammi di farina, anche solo con 100, si può fare un impasto. Ma naturalmente non ha senso. E io personalmente ne devo impastare 100-200 grammi prima di impasto a mano. Messo 5 grammi di sale, vado a porcare la macchina, lo metto nella vasca. Basta meno di un minuto per fare assolutamente il sale. Infatti il sale è già completamente assorbito. Abbiamo un impasto al 60% come se fosse un 55. Naturalmente questo andrà a riposare, che è troppo ingordato al momento. E lo mettiamo da parte.